E vabbè, si sa, l'estate, feste in giro per lungo e largo. Andiamo a Morfasso con Valentina Schiavi, dell'organizzazione di Morfasso in Festa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Lila, grazie. Allora, grazie a te Valentina di essere dei nostri e raccontarci questa bella fiera di luglio che parte dal 12, giusto? Esatto, venerdì si parte e fino al 14 Morfasso in festa, in fiera anzi. E per noi è molto più di un evento estivo, diciamo che è proprio un ritrovo di tradizioni, di amici, fondamentalmente di cuori, ecco, che si rincontrano. È il momento in cui infatti ci riuniamo per riempire il nostro paesino di montagna di vita. Eh sì. Negli ultimi anni sì, è stato veramente un grande successo e siamo molto grate a tutte le persone che sono venute, infatti quest'anno il lavoro è stato doppio perché proprio animati da gratitudine, quindi ci sono state delle migliorie, abbiamo ampliato i posti a sedere nell'area verde, c'è un programma musicale ricchissimo e vabbè, ovviamente poi la cucina che per noi è un punto forte, quindi ce la stiamo mettendo tutta anche quest'anno. Ma sicuramente non deluderete le aspettative, un bel weekend lungo, diciamo, un po' per salutarsi prima delle vacanze magari, no? Ritrovarsi con gli amici, con i parenti, andare lì a farsi un po' di festa. Tra l'altro stand gastronomici, io leggo per esempio la polenta, la torta di patate, tante altre specialità. Certo. Sì, ecco il menù, diciamo che unisce la nostra tradizione, tutta la nostra cultura, nella cucina trasmessa dalle nonne e poi sempre qualche novità, diciamo che l'elemento, il fil rouge di tutta la cucina sono proprio la cura e la passione che ci si mette, insomma, infatti negli anni per fortuna ci siamo garantiti un buon nome per questo e poi va bene l'atmosfera ovviamente molto magica perché immaginatevi insomma di trovarvi in montagna, i marci del verde, il cielo stellato, gli amici, la musica, insomma ha un che di magico, ecco, indubbiamente la montagna poi è così, quindi è una festa particolarmente sentita da noi che la organizziamo, infatti per noi oltre al successo che abbiamo riscontrato negli ultimi anni, che sicuramente motiva tutta l'organizzazione, un particolare che ci sta molto a cuore è proprio che unisce la nostra comunità, quindi ci sono gli esperti che portano avanti tutto da tantissimi anni con grandissimo impegno e poi la giovane Lega, che noi chiamiamo Legacy, che sono tutti ragazzi che negli ultimi anni hanno organizzato delle feste appunto al venerdì veramente straordinarie, quindi diciamo che è meraviglioso vedere l'attività di tutti insieme e la partecipazione dei giovani che vanno controcorrente rispetto a un'idea spesso erroneamente diffusa che non abbiano voglia di mettersi in gioco, di faticare, insomma è molto bello vedere tutto questo. Quindi partiamo venerdì con la Boom Band e appunto DJ Brad che è la serata giovani, poi sabato 13 la grande orchestra di Tonia Todisco che per noi è una certezza e a seguire DJ Edo che ci farà ballare fino a notte fonda e poi domenica finiamo veramente con il botto, nel senso che avremo Manuel Rodi e la sua orchestra e alla fine, verso la fine serata, i fuochi d'artificio di Parente Fireworks che tutti gli anni ci regalano grandi emozioni, quindi vi aspettiamo. Si chiude davvero in bellezza questo evento, grandi fuochi. Sì, proprio col botto, con la bocca aperta, esatto. Gli occhi spalancati, insomma è sempre molto emozionante, sì, veramente molto. Quindi noi siamo pronti ad accogliere tutti a braccia aperte e con il cuore sempre molto emozionato e speriamo sempre che vada molto bene. Non perdete l'occasione di seguirci ovviamente anche sui social per rimanere aggiornati e anche per condividere i momenti più belli della festa quando verrete, insomma. Vi aspettiamo da venerdì 12 a domenica 14, quindi fra pochissimi giorni. Ringraziamo allora Valentina Schiavi dell'organizzazione Morfasso in Festa, la fiera stupenda dal 12 al 14 di luglio a Morfasso. Un abbraccio Valentina, grazie. Un abbraccio a tutti voi, grazie. Ciao.